perché non lo sono, molto banalmente. Non ho una formazione da giornalista, non ho mai fatto una scuola, non posso definirmi giornalista. Io mi definisco una contastorie, nel senso che trovo che il lavoro che io faccio attraverso questi strumenti sia quello di raccontare, ricucire storie attraverso piccoli pezzetti, piccoli frammenti che intercetto in giro per la rete. È molto interessante il lavoro che hai fatto, soprattutto nella copertura attraverso Twitter dei fatti della Primavera Araba. Dunque, è cominciato perché io da tempo avevo una lista di account Twitter tunisini che seguivo, conoscendo anche un po' la situazione politica tunisina, la dittatura, la censura, eccetera. Quindi persone che si battevano contro la censura in Tunisia. Si battevano per i diritti umani, eccetera. Io ho saputo dell'inizio della rivoluzione in Tunisia in parte da parenti di mio marito che stanno in Tunisia e in parte da internet, quindi da questi account che seguivo. E per me è stato assolutamente naturale quindi prendere queste storie che trovavo in rete e per cui spesso capitava che traducessi in italiano per far sapere in Italia quello che stava succedendo. Quanta strada deve fare ancora la politica italiana e quali e quanti passi ci sono da fare per riuscire a integrare i social media nel dialogo tra i cittadini e la rappresentanza politica? Innanzitutto bisogna che ci sia una vera volontà di dialogo fra la politica e i cittadini, perché questi sono strumenti in sé, non fanno un modo di agire, insomma. Che cosa ne pensi delle dinamiche relazionali che si creano a partire da Twitter? Dunque. Retweet, menzioni, follow Friday hanno possibilità di creare rapporti che travalichino il social network? E se sì, solo di tipo lavorativo o anche personale? Cosa ne pensi di questo aspetto? Amo come definizione di Twitter il fatto che sia un news network più che un social network, e quindi che sia più centrato sul contenuto, il messaggio, che non le relazioni fra le persone. Per cui io tendo a seguire le persone che condividono cose che mi interessano, che raccontano cose che per me vale la pena ascoltare. Quindi come pensi si relazionino i nuovi strumenti, i nuovi media ai vecchi media? Allora, in questo momento credo con molta difficoltà, data principalmente dal fatto che c'è una, come dire, una specie di competizione dalle due parti, i vecchi media che si sentono minacciati e i nuovi che si sentono di essere coloro che sconfiggeranno il gigante, insomma. Quando invece credo che la strada giusta sia nel mezzo, cioè niente sostituirà niente, piuttosto credo che fra i due mondi esista un rapporto di complementarietà. Devo chiederti a questo punto qual è la tua dieta mediatica? Ah, la mia dieta mediatica è fatta principalmente di social media, ovviamente, di tutto quello che ci passa sopra, dopodiché io non leggo quasi più giornali di carta, quindi leggo moltissimo anche stampa tradizionale, ma online, pochissima televisione, qualche canale o news in sottofondo mentre lavoro. Allora, per quanto riguarda invece il progetto a cui è approdato tutto l'anno di comunicazione su social media, che è irenehashtag.com, ti vorrei chiedere appunto com'è nato. Dunque, Irene Hashtag è nato a fine novembre, ci abbiamo lavorato in un mese e è nato dalla presa di coscienza. Mi sono occupata per tutto l'anno di raccontare quello che succedeva nel mondo e l'ho fatto dal punto di vista della rete, quindi di quello che le persone che stavano vivendo i diversi avvenimenti raccontavano in tempo reale attraverso i social network. E quindi questi eventi che ho raccontato sono anche combinazione, alcuni fra i principali eventi dell'anno, che hanno fra di loro questo filo conduttore, il fatto di essere stati raccontati in rete prima, meglio o con uno sguardo particolare rispetto a come sono stati raccontati dagli altri media. E quindi ho realizzato che una review, con le classiche review di fine anno, con tutti gli avvenimenti raccontati, messi in fila, eccetera, non poteva avere senso se non avesse incluso lo sguardo di chi gli eventi li viveva e li raccontava nell'istante in cui li viveva. Quindi è nato io in hashtag. Mi facevi menzione, del fatto che andrai anche negli Stati Uniti. Diciamo che ho un grosso rimpianto ed è quello, insomma, io ho seguito Occupy Wall Street dalla sua nascita e da quando Ad Busters ha mandato la newsletter invitando a
creare un momento Tahrir nel cuore di Manhattan a settembre e per un attimo mi era passato per la testa l'idea di organizzarmi e andare a New York per quel giorno. Poi, insomma, era estate, non avevo il tempo e mi è scappata l'occasione. Questa volta Adbusters ha lanciato un appello per organizzare un Occupy Chicago nel mese di maggio, quindi dal 1 al 31 maggio, perché a maggio a Chicago si terranno due vertici importanti, dal 15 al 22 del mese si terrà il G8 e il vertice NATO annuale. E quindi, come dire, lanciano questo appello a creare un accampamento, che è un po' come quello di Zuccotti Park, serva a rendere evidente che c'è chi la pensa diversamente e chi vuole un mondo diverso. Ecco, a me piacerebbe esserci questa volta e esserci dal primo giorno e vedere come nasce, come si crea, quali sono le dinamiche che lo tengono in piedi, come funziona un'assemblea generale, il metodo del consenso, visto in pratica. Insomma, ho già visto, sperimentato altrove, però insomma, mi piacerebbe vedere che cos'è questo movimento Occupy Wall Street dal vivo. E quindi mi sto organizzando per andare a Chicago, insomma. La mia ultima domanda a questo punto è: che cos'è per te il giornalismo? Il giornalismo è il raccontare storie, è essere capaci di leggere i fatti, il mondo e i fatti. E dare un senso e costruire storie da raccontare, insomma.